Un saluto a voi amici di YouTube. Ci siamo, operativi e goliardici come sempre, pronti ad intraprendere con voi un viaggio stimolante alla riscoperta della storia e delle tradizioni scordate. Sì, avete capito bene, scordate, nel senso che non sono dimenticate del tutto, ma che diciamo hanno bisogno di essere un po' registrate, accordate per poterle meglio conoscere e tramandarle come merito. Per voi siamo a Potenza, una ridente cittadina situata a 819 metri sul livello del mare. Questa città è il capoluogo di regione della Basilicata, definita tranquilla, pacata, riflessiva da alcuni, da altri spenta, noiosa, addirittura morta. Questa è l'opinione dilagante di chi la frequenta per studiare, per lavorare o per sbaglio. Invece per chi ci vive, beh, l'opinione non si discosta molto da quella degli avventori. Critica aspra per tutto l'anno inesorabilmente. Per alcuni però non è così. Questa è semplicemente la propria città. C'è chi la ama, chi pensa che sia l'unica cosa. Ed è grazie anche a loro che una volta l'anno, precisamente il 29 maggio, accade qualcosa di fantastico e la città si trasforma. Esplode l'entusiasmo, la gente esce dalle proprie case, invade le vie, c'è chi suona o si traveste, chi porta con devozione, chi addirittura si trucca e combatte, tutti in scena per ricordare secoli di storia e di tradizione, per condividere una forte e intensa passione, un fervido attaccamento alla propria città. Signori, va in scena la parata dei turchi e vi posso assicurare che anche l'avventore più critico nel vederla resta a bocca aperta. Allora, questo dovrebbe essere il santo. Sul santo non ci sono problemi, è vero? San Gerardo. Eh sì, San Gerardo... aspetta, San Gerardo mo la porta o maiella? La porta... ma... la... Senti, allora, sicuramente è San Gerardo de Marm. Mo la porta o maiella, non lo so. E su questo non ci sono dubbi. Poi si parla di un signore della città, padrone della città. Chissà chi è questo signore? Il sindaco, Sandarsi. Chi c'entra? No, un personaggio storico, un... Aspetta, Guevara, un... Chissà chi era questo Guevara? Guevara, il rivoluzionario, un sindaco di tanti anni fa. Che c'entra? No, non è né rivoluzionario né sindaco, aspetta, era... Torre Guevara. Torre Guevara, data... Inizio lavori, fine lavoro, muratore, ingegnere che l'ha fatta la torre, che ne so. Tu dici? Sicuramente, Torre Guevara, dato inizio lavori, fine lavoro, è quello che l'ha fatto. O muratore, o ingegnere, perché che più importante. Può essere. Oh Augusto, allora, secondo le cronache, i turchi sono arrivati da qua, dal Basento. Il problema è come sono arrivati sti turchi? Qua sono arrivati, sicuro? Sì. A nuoto? Beh, a nuoto no, di solito quelli venivano con le barche. Con i barche? Allora, qua non puoi arrivare neanche a nuoto perché sono 20 centimetri. Figuriamoci con le barche, ma l'hai visto quando è basso sto fiume? Ma no, senti, allora, San Gerardo, quello ha fatto il miracolo, ha scacciato i turchi con gli angeli, che, con le spade che l'hanno mandati via, non lo so dove l'hanno mandato. San Gerardo ha fatto un miracolo che ha scacciato i turchi, però ha fatto un miracolo. Uno è alzato un fiume, due è alzato pure un ponte perché qua sotto una barca non ci passa. Ma spiega come ha fatto. Secondo me, comunque la barca, sono venuto con la barca. Allora, facciamo una cosa. Secondo me non è così. Se troviamo la barca, può darsi che tieni ragione tu. Ok, allora andiamo alla ricerca della barca perduta. Andiamo. Ma l'hai trovata poi sta... L'hai trovata, veramente? Madonna, che grande scoop che facciamo. E dove sta sta... Tu dove ti trovi, mo? Dove... Alzo... Ah, sei lassù. Aspetta che mo vengo, Sì, vengo, aspetta. Ui, l'hai trovata? L'ho trovata, però una cosa, come fatta qua a 819 metri sul livello del mare, altissimo. Eh no, ma quello perché tu devi pensare che anticamente è sondato il Basento, no? Poi c'è stato lo tsunami e quindi si è creato... Sì, Giambì, ma è di cemento armato, come fa a essere di cemento armato? Vabbè, ma quello per conservarla, gli hanno fatto la gettata di cemento. Ah, gli ha fatto il miracolo San Gerardo, l'ha imbalsamata per farla mantenere meglio. Vabbè, abbiamo trovato la barca. Trovate anche la barca. Vai. Come? Il santo protettore di Potenza. San Gerardo. Mi sembra San Gerardo. San Gerardo.
San Gerardo. San Gerardo, è tanto logico. Ma dicono che sia San Gerardo la porta. La porta o Maiella? Maiella. Ma più Maiella che la porta. La porta o Maiella? Ma io non sono di Potenza. La porta di San Gerardo, diciamo. No, Maiella l'altra parte. Questo non mi ricordo di impreparato. In che anno divenne vescovo? 1405. È facile. 1111. Vado di fretta. Ma lei è di Potenza? Ma io non sono di Potenza. Dove sei? Di Milano. Ha mai sentito parlare di Guevara? Era un dittatore, una cosa del genere. Guevara chi? Quello cubano. Chi è Guevara? Ma guarda, se tu mi parli tanto, io sì, so tante cose, però molte cose mi sfuggono. Dottoressa Pellettieri, vogliamo sapere chi è il santo protettore della città di Potenza? San Gerardo da Piacenza, la porta. E in che anno Gerardo divenne vescovo? 1111. In che anno Gerardo morì? 1119. Chi è Guevara? Alfonso de Guevara, il riferimento è uno dei tanti conti che la città ebbe appartenenti alla famiglia de Guevara dal 1445 fino all'inizio del 1600. Ragazzi, scusate il disturbo, niente proprio. Che relazione c'è tra i turchi e Potenza? Perché i turchi hanno liberato, cioè, leggenda secondo me. La barca, compresi i ragazzi, prima c'era un anziano, ogni persona che portano questa barca, per fin quando, noi parliamo che il fiume Basenda era navigabile, però fino a Calciano, da Calciano in poi no. Potenza turca, anche questo è molto discusso e diciamo che a prescindere da varie teorie si è giunti a conclusione, insomma, che i turchi furono di passaggio a Potenza e in via andavano conquistando più, non lo so. Penso che sia solo una leggenda, una bellissima leggenda che va vissuta in toto. Vabbè, ma i turchi sono mai arrivati a Potenza? C'è chi dice di sì e c'è chi dice di no. Che relazione c'è tra i turchi e Potenza? Beh, la famosa... E le orde moresche sono arrivate intorno a Lecce, intorno a Brindisi, in una famosa battaglia di Otranto. Probabilmente da quello c'è stato un riflesso popolare sulla cittadinanza potentina. Che si dice sta romanza, diciamola così, che San Gerardo è salito dal Basento che abbia liberato Potenza. San Gerardo, il cognome? Non lo so, come si dice. Il vostro cognome? Antonio. Questo personaggio chi può essere? Si mettono quella fascia intorno, fatto vestito, quello loro vanno vestito proprio. Alberico, conosci Alberico? Alberico Corvino, famosissimo civodino di Potenza. Ma questo è civodino. I civodini li chiamavano la paesana. Che relazione c'è tra Potenza e i turchi? Nessuna, storicamente nessuna, però questa rievocazione storica ante litteram del 1578 ha fatto sì che questa tradizione si ripetesse da allora ed ancora si ripete oggi dopo 434 anni. Quindi si esclude la presenza dei turchi? I turchi non sono mai arrivati a Potenza? Non ci sono testimonianze storiche. E dove approdarono i turchi con le loro imbarcazioni? Lei intende nella leggenda sul fiume Basento che non è stato mai un fiume navigabile, come non lo è nessun fiume della Basilicata se non il Bradano per un piccolissimo tratto. Ora, chi è questo personaggio nell'immagine? È il noto pirata Barbarossa, che era Edin, che probabilmente corrisponde al nostro Civuddin, che letto con un accento diverso, Civuddin potrebbe far riferimento a un nome arabo, appunto di questo grande pirata che in quel periodo seminò molta paura nel Mediterraneo. Attraverso queste opere artistiche formate da candele e fiori, i fedeli di fatto chiedevano una grazia oppure ringraziavano Dio per l'aver ricevuta. E che cos'è la jacchera? È una grande torcia che si innalza qui proprio a Piazza Sedile come ultimo momento della festa ed è un momento di devozione e anche un momento di gioco per tutto il popolo potendino che lo ha fatto nel corso dei secoli passati e abbiamo voluto rinverdire da 3 anni questa tradizione. E che cosa sono i cinti?
I cindi sono un momento devozionale, sono delle costruzioni che possono avere la forma di una chiesa, di un fiore, insomma una qualsiasi forma, e sono un insieme di ceri, cioè di candele e di fiori appunto. In particolare la città di Potenza si ricordano le ginestre, che sono un fiore caratteristico legato alla tradizione della festa del Santo Patrono. I cindi chiamano la città recindata, questo è un cindi. Va bene. Ti dirò la verità, tante cose lo so, ma mi sfuggono tutte queste parole, queste cose qua. Non è che poi sono andato alla biblioteca a approfondirci. Va bene.